Ma come? Ma davvero? Davvero mi chiedete quale sarebbe il mio presidente del consiglio ideale? Ma ovviamente sarebbe Putin, il leader massimo Putin. E non credete a queste cazzate dei comunisti, bababà, tutto giù del PD, che dice che è brutto e cattivo. È simpatico il buon Putin. Non la vedete i meme di Facebook quanto è divertente, quando che personalità goliardica che ha? Ma voi pensate veramente che uno così sia un dittatore, che possa fare qualcosa di male? Ma davvero credete ai giornali dove scrivono i giornalisti? Andiamo a vedere cosa scrivono i cittadini su Facebook e come riescono a sintetizzare grandi argomenti in piccole pillole chiamate anche meme. Ma il presidente Putin sarebbe perfetto e non date retta a Vigleib. Ma davvero avete visto il video di Vigleib? Quel vigliacco che si nasconde nell'ombra senza mostrare la faccia che insulta il presidente Putin? Non avete visto il suo video? Ve lo lascio qui sotto in descrizione, potete cliccare guardandolo qui o nelle schede. Ma quel ciarlatano che si nasconde nell'ombra, detto anche appunto Vigleib, non ha tenuto conto di una cosa, che se fosse presidente del consiglio il buon Putin, da lui chiamato dittatore, gli ricordo al buon Vigleib che il signor Putin aveva intenzioni democratiche. Reprimendo un pochino il consenso lo concedo, ma un leader deve prendere certe decisioni. E se fosse presidente del consiglio qui in Italia, oh signori miei, basta con giornalisti della carta stampata che possono scrivere quello che vogliono. Una bella piccola repressione e nel caso non funzionasse, pam, avvelenamento, pam, avvelenamento, sparirebbero i giornalistelli, così finalmente il potere e l'informazione in mano a internet e al popolo. Non sarebbe una cosa bella, davvero non vorreste Putin come presidente del consiglio? Ma poi, quei froci che si baciano per strada, gli uomini con gli uomini, quello schifezza che mi tocca vedere quando cammino, no? Non posso voltare lo sguardo, poi sul pensiero che fanno sesso tra di loro. E il buon Putin saprebbe come reprimerli senza apparire un carnefice, no gulag, cose troppo vistose che ci infangherebbero davanti alla comunità internazionale. Facciamo delle belle leggine omofobe, ok? Così, che daranno anche qualche spunto a noi estremisti per mettere in atto atti omofobi su questi uomini sessuali. Ah, mi sono definito estremista e pensate che sia un insulto? L'estremista è un visionario, uno che dall'estremo può vedere tutto. Ma avrebbe bisogno anche di un braccio destro e un braccio sinistro. Allora, per il braccio sinistro intendo qualcuno che curi la sua politica interna. E ci vuole qualcuno che il popolo diverta e non lo faccia pensare troppo, lo renda, cioè il popolo deve essere felice e quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di grandi cose, grandi temi. Dovrei prendere un Razzi. Io metterei, sarebbe questo un bel duo, Putin Razzi, forti su Facebook, una comunicazione che piace molto ai cittadini veri, artefici dell'informazione, noi giornalisti, reprimere col plutonio, reprimere con il bario, qualche altro cosa così. E poi sarebbe davvero brillante politicamente l'onorevole Razzi, cioè ve lo ricordate quando andò in Corea del Nord? Tornò e gli chiesero cosa ha visto in Corea del Nord? Sapete, in Corea del Nord ci sono visionari che non temono di dover far bella figura con le altre nazioni, quindi hanno campi di concentramento, cose così. Il buon Razzi tornò e disse: cosa pensa della Corea del Nord? È pulita, non ci sono carte per terra, cioè capite l'abilità di non di intrecciare rapporti internazionali anche difficili, perché ovvio noi vogliamo essere come la Corea del Nord sotto l'egemonia del sommo leader massimo presidente Putin, ma non lo dobbiamo far vedere alle altre nazioni perché noi abbiamo più rapporti commerciali rispetto alla Corea del Nord. E quindi il buon Razzi, non solo facendo così, ha conservato rapporti diplomatici, eccetera, ma ha voluto mandare anche un messaggio interno ambientalista, cioè vedete queste nazioni che bella figura fanno quando sono pulite, e anche noi dovremmo essere non buttare le carte per terra. Quindi saprebbe anche lanciare i giusti messaggi ambientalisti. E come braccio destro, cioè qualcuno che curi la politica estera di Putin, molto brillante, devo dire, soprattutto molto appoggiato dal popolo di internet, che ovviamente non si informa attraverso i giornali o attraverso siti specializzati in geopolitica o attraverso i professori della Sorbona, eccetera, eccetera. Questa politica dovrebbe essere portata avanti da Di Battista. Di Battista, che non solo ha detto che si dovrebbe trattare con l'ISIS, ma che appoggia molto le politiche di Putin. C'è un pochino anche una contraddizioncina, perché a quanto pare Putin, il sommo leader massimo, dice
che dovremmo sostenere Assad, come che l'ha definito? Uno che rispetta le minoranze. E quindi il buon Dibba dovrebbe un attimo cercare la quadra del cerchio con un politico abile come lui, che sa trovare la mediazione. Non è tipo da O A o Z. È tipo da mediazione il buon Dibba, come tutto il suo partito, sembra trovare la mediazione tra questi due pensieri. Ma un'ultima cosa devo dire sul leader Massimo Putin e sulla sua politica, strategia per fermare l'ISIS. Bisogna assolutamente aiutare Assad, che ovviamente non ha contribuito affatto a creare l'ISIS, ha soltanto represso qualsiasi manifestazione pacifica di dissenso contro lui. E ovviamente quando tu reprimi, mi pare che è chiaro che poi funzioni la cosa. E un'altra cosa che mi fa pensare che possa essere un buon partner contro il terrorismo, il buon Assad, è che nel 2003 accolse estremisti jihadisti anti-americani, così poi perché il leader Massimo Putin sa come fare le cose. Poi nel 2011, dopo l'attentato alle torri, accolse, liberò dalle carceri gli estremisti islamisti. Si vede che è un buon partner per combattere l'ISIS, e poi assassinò il primo ministro libanese, ma lo vedo come buon interlocutore internazionale. Quindi, perché non dovremmo volere Putin come nostro presidente del Consiglio? Risolto tutto, non come Renzi che sta lì a non bombardare per non mettere in pericolo il popolo. Devi essere forte, il popolo forte come te. Se tu bombardi, il popolo saprà reagire anche agli attentati sul territorio. Un saluto a tutti quelli che non vogliono Putin come primo ministro e ve lo devo dire, siete ridicoli.